Ci siamo avvicinati a lei con grande simpatia e amore. Gae Aolenti è il titolo del suo libro, un libro che aveva iniziato a scrivere durante l'anno scorso, durante il periodo di Passaggi Festival. Stasera lo presenta proprio un anno dopo a Passaggi. Innanzitutto, che emozione si prova? Sì, l'ho riportato a casa perché il deal per questo libro è stato fatto in un Passaggi. L'ho finito di scrivere, come ricordavi, a Passaggi, e all'inizio del libro lo dico perché dico il luogo in cui l'ho scritto, a Ceffano, una manifestazione, un luogo e delle persone a cui sono estremamente legata. Per me ormai contano i progetti di contenuto e i progetti che abbiano anche un approccio umano alla relazione. Qui sto veramente bene, tanto che dietro le quinte vi stavo dicendo: ah, devo partire tra qualche ora. Ahimè, sì. Su che cosa ha voluto far riflettere il pubblico con questo libro? Il terzo volume della collana che scrivo e che curo per Cairo dopo Alda Merini e Chanel è la storia di una donna che ha rotto i soffitti di cristallo. Sono donne che hanno desiderato affermarsi, che però avevano anche la visione, il talento, la preparazione, la determinazione. L'eredità principale di Gae Aolenti, ma può valere anche per Alda Merini, Chanel e per Maria Callas, che uscirà a novembre, è la libertà. Se noi siamo libere, come oggi siamo libere, anche se c'è ancora tanta strada da fare, lo dobbiamo a loro, e di questo sono grata ad Aolenti e a tutte le donne di cui scrivo. Ecco, quanto c'è di Anna Rita in Gae Aolenti? In Aolenti c'è tantissimo, perché c'è il rigore, la dedizione al lavoro. Io sono innamorata del mio lavoro, anche troppo, e c'è un amore unico per la cultura, per l'arte, per tutto quello che ci può ispirare. Mi ha colpito molto, appunto, nelle analisi del libro, come abbia colpito il fatto che ci siano più vite dentro, quella di Aolenti e anche la mia. Per me sono vite, è naturale scrivere di storie vere, di vite vere, è l'unica letteratura che mi interessa. Rita, quando ci rivedremo a Fano? Prestissimo, tra un anno, e spero anche prima. Veramente amo Passaggi, è un'eccellenza italiana e mondiale, e amo questo territorio. Permettimi di dire che l'ho trovato già che reagisce, viene da un periodo drammatico, e per me vedere i bambini che giocano in spiaggia, il bagno aperto, i turisti, è veramente un simbolo di forza enorme, e tutto il mio amore va a questo territorio.